Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti, ben, buongiorno soprattutto a chi si è collegato, vedo poco fa, dall'estero, addirittura dal Brasile, dalla nostra Cresci, dall'asilo. Il Maggiornalin sta lì eh, che ad un orario improbabile, perché conosco bene, si tratta delle, almeno delle tre e mezza del mattino, per ascoltare questo momento della parola. E un saluto carissimo anche ai nostri postulanti che da Roma si sono collegati con il loro formatore per l'ascolto. Dunque eh, oggi abbiamo una, un bellissimo Vangelo che ci interpella, come sempre sul tema del perdono, che non ricorre solo durante l'anno, ma soprattutto durante questo tempo di Quaresima, per stimolarci più profondamente alla, al perdono, alla comprensione del perdono, prima ancora che a farlo, a capirlo, a renderlo nostro, a vivere dinanzi a Lui, dinanzi a questa attitudine che è quella di Dio la cui essenza stessa è misericordia. Questo è il senso, il significato del suo amore per noi. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dal Vangelo di Matteo, capitolo numero 18, versetti 21-35. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui, con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo, Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Amici cari, questa questione del perdono è un tasto dolente e in questo momento la magnitudine di questo problema eh, ci viene soprattutto dai conflitti bellici in corso, ma non ci illudiamo di distogliere troppo l'attenzione dal nostro cuore. Perché il perdono è cosa, eh, è cosa di casa, è cosa quotidiana, feriale, che riguarda le nostre vite, non distraiamoci troppo. E la questione del perdono è una di quelle che, in un modo quasi catechetico, ci viene offerta dal Vangelo attraverso la domanda posta sulle labbra di Pietro. È un probabilmente. Era una nota dolente anche qui per eh, un carattere così passionale e istintivo come Pietro, che evidentemente di cose fuori posto e di azioni istintive, in riflesse ne doveva aver fatte e ne faceva molte. E dunque era colui che forse più di altri era interpellato sul tema del perdono in questa sorta di retromarcia rispetto alle azioni che faceva, per domandare perdono alle persone e ai fratelli. Quindi forse non è un caso che sia lui a porre la domanda a Gesù, ma nella domanda Pietro inserisce già una possibile risposta. A molti esegeti non sfugge, soprattutto nell'interpretazione più quotidiana, spirituale, che Pietro suggerisca già la risposta. E forse fa il saccente, il saputello, forse ancora una volta tenta di svettare rispetto agli altri Apostoli. Può darsi. Sta di fatto che Pietro dalla sua offre, nella stessa domanda, la sua risposta. Signore, quante volte dobbiamo perdonare? Forse dobbiamo perdonare sette volte? È un suggerimento orientato, ma soffre del limite numerico. Su questo sarà Gesù stesso a correggerlo. Cioè Gesù si presenta, Pietro si presenta come uno che sa già qualche cosa, cioè con l'uso retto della ragione, con lo stesso buonsenso, si può arrivare a pensare che nella convivenza umana il perdono sia ehm, ragionevole e applicabile in una serie di eventi e anche, laicamente parlando, si debba applicare. Perché se no non si riuscirebbe a vivere, se non si perdonasse almeno in un modo mh, così misurato, numericamente moderato. Non si potrebbe vivere nemmeno un giorno in ufficio, o all'università, o a contatto con gli amici. E dunque la quantità mostra una sua ragionevolezza, è un po' la condizione di possibilità della vita sulla terra, in comunità, insieme, nella polis, nella città. Ma tuttavia, questo ancora una volta è eh, una misura numerica e limitata che non riesce a desondare rispetto alla, al limite posto dal numero stesso. Infatti la dimostrazione è che eh, l'umanità di Pietro è un'umanità contabile e noi tutti siamo dei contabili, siamo seduti al nostro tavolino che esigiamo il pagamento di un'imposta all'atto del perdono e se questa imposta non corrisponde a quello che noi pensiamo, allora non eroghiamo il perdono. Siamo degli erogatori contabili di perdono. <ride> fin quando c'è convenienza lo facciamo. Quando non ci conviene più, basta. E tante volte per noi è come un sancire una linea e marcare una linea che non si può oltrepassare. E diciamo rispetto alla persona che ci ha offeso: basta, non ti perdono più. Oppure non farlo più perché la prossima volta non ti perdono. Ecco, forme di questo limite, questa misura. E. Ma la natura contabile di Pietro che dice 7 e tutti ci domandiamo bene, e l'ottava cosa fai? Ti fermi a 7 forse? La risposta di Gesù, corroborata poi dalla parabola del re e dei suoi servi, stabilisce come sempre un oltre. Fuori dal calcolo, fuori dai numeri. Qualcuno dice che se si moltiplica 77 per 7 si ottiene un numero superiore al numero dei giorni dell'anno. Si suggerisce cioè che il perdono sia quotidiano e che si debba perdonare alla fine non solo ogni giorno, 365, ma più volte al giorno. Ma non è solo un numero alto, è un numero esorbità, esorbitante, incalcolabile. La ripetizione dei sette suggerisce un'interpretazione simbolica. Cioè il perdono è una questione talmente importante per capirci che entra nella preghiera del Padre nostro meritando uno spazio tutto suo, speciale, ampio. E nella preghiera del Padre nostro, dicendo perdona a noi i nostri debiti come noi perdoniamo, il perdono è attribuito ad un'attività peculiare di Dio. Ci viene chiesto di perdonare anche attraverso la parabola oggi, ma perché Dio stesso è perdono svolge questa attività quotidianamente e per essere perfetti come è perfetto il padre nostro celeste bisognerà che in qualcosa assomigliamo a questa attività instancabile di perdono ed infine ecco la parabola la misura del perdono nasce da una comparazione la comparazione che è l'osservarsi il, il considerarsi gli uni gli altri come con partecipanti della nostra natura umana e anche conviventi sulla faccia della terra. La comparazione più o meno suona così, come a te viene perdonato, anche tu perdona. Ecco, la parabola ha una funzione pedagogica. Appena la ascoltiamo, ci fa esclamare con rabbia e stupore. Ci fa dire, ma com'è possibile? che quel servo al quale è stato condonato un debito enorme non condoni immediatamente e con memoria grata al suo debitore. La parabola ha lo scopo di metterci dentro una sana inquietudine e il primo movimento è quello dello sdegno verso una situazione esterna che è patentemente indegna, scorretta, è patentemente ingiusta. Lo sdegno che proviamo dentro è verso quel servo che è povero e che rispetto al suo debitore non si riesce a ricordare l'ampiezza la del perdono che ha appena, poc'anzi, ricevuta. Cioè a me è stato perdonato tanto e viene perdonato tanto. Sono uno che viene perdonato continuamente. Perché non perdono quel fratello o quella sorella? Ecco, quel servo sono io. Il secondo momento della parabola, cioè, dopo lo sdegno per l'ingiustizia che noi immediatamente percepiamo, per la mancanza di corrispondenza tra il tanto che è stato perdonato e il poco che non viene perdonato, il secondo movimento è quasi una, una parola rivolta con delicatezza ma con fermezza al nostro cuore: Ma guarda che quel servo sei tu. Ecco, quel servo sono io. Provo a mettermi in quei panni, carissimi fratelli e sorelle. Il primo problema che io rilevo quando vivo le mie giornate è la memoria. La scarsa memoria, che è anche una scarsa consapevolezza di me. È vero, quando... Ci diciamo gli uni gli altri che pochi si conoscono veramente. Pochi di noi si conoscono in modo stabile, permanente e duraturo, cioè conservano memoria costante di ciò che sono. Ci dimentichiamo abilmente di quello che siamo nella realtà, fragili e peccatori. È come se volessimo costantemente rimuovere tutti gli ostacoli alla nostra grandezza, all'apparire, all'essere, al sentirci liberi da condizionamenti, liberi dalla richiesta di perdono e di aiuto nei confronti degli altri. Non vogliamo dare il perdono, ma non vogliamo neanche l'aiuto degli altri. Non vogliamo tendere la mano per non mostrarci bisognosi di aiuto. Ci teniamo fortemente la nostra autonomia e ciò che lede fortemente la nostra autonomia, indipendenza, mania di grandezza è esattamente l'umiliazione del dover chiedere perdono, l'ammissione dell'errore. Il secondo problema, dopo l'oblio della memoria, è la proporzione dei perdoni. E su questo la parabola è fortemente incisiva, la proporzione dei perdoni, perché la parabola stabilisce una smisurata differenza tra ciò che viene perdonato a noi e ciò che siamo invitati a perdonare nel fratello. È come una sproporzione strutturale. Per quanto grande sia il torto, che hai subito dal tuo fratello, dalla tua sorella, e del quale magari ora puoi fare memoria, perché è questione incandescente, quotidiana, magari è il dolore col quale ci siamo svegliati questa mattina per una questione non risolta. Bene, per quanto grande sia quel torto, considera con intelligenza spirituale che non è niente rispetto ai peccati che ti vengono costantemente perdonati dal Padre Buono. E da questa sproporzione, amici carissimi, potremmo essere condotti alla ragione, a ragionare sulla verità di tutto questo, per cui se noi viviamo costantemente perdonati, possiamo vivere costantemente perdonando. Qual è l'emblema di questo perdono? Il modello? Carissime famiglie all'ascolto, il segno chiaro e eh, imperituro che non muore mai, che non viene mai meno del perdono è certamente il Gesù, Gesù crocifisso. È la meta verso la quale camminiamo: la Gerusalemme, il Calvario, eh, il Golgota, la Pasqua, il triduo pasquale. Se guardiamo a lui, a Gesù, noi vediamo la memoria costante di quella sproporzione. Che osserviamo nella parabola del perdono di oggi. Da una parte la nostra miseria umana, che ha la forma della croce, che è anche la bassa entità dei nostri perdoni, la nostra incapacità di perdonare, ma dall'altra invece su quella croce vediamo le braccia spalancate aperte dell'illimitato perdono di Dio. Il crocifisso non chiude le sue braccia, le lascia aperte per l'eternità. E allora. A voi immeritevoli di perdono io manifesto la infinitudine, la totalità del mio perdono e le braccia mie rimangono aperte su quella croce. È un'immensa capacità perdonante che non è solo per il buon ladrone, come ascolteremo nella settimana santa, ma è per me, è per me. Signore, apri le mie orecchie alla comprensione. Ecco, dinanzi a questo, carissimi amici, mi viene in mente una memoria, anche per me, che desidero condividervi. Certo, senza che ciascuno di noi possa entrare nei dettagli e nei particolari no? di cose personali, intime, io ricordo chiaramente alcune occasioni specifiche nelle quali ho chiesto perdono. E a un certo punto io devo ammettere che ho dovuto chiedere perdono. Nel momento in cui l'offesa che avevo arrecato, l'umiliazione che avevo arrecato, magari senza volerlo fino in fondo, con buona dose di ignoranza, però era qualcosa che aveva seriamente compromesso una relazione, un'amicizia profonda, bene, domandare perdono e in quelle occasioni, e quelle più forti, storicamente indelebili, sono quelle occasioni nelle quali... Eh, ho compreso chiaramente che eh, chiedere perdono libera la materia stessa del perdono. È, in qual, è come se quando non chiediamo perdono il nostro cuore si chiudesse in una rigidità senza fine, celando così a noi stessi i motivi per cui crescere, la bellezza e l'opportunità della crescita riconoscendo in profondità la nostra umanità debole ma nel momento in cui invece si domanda il perdono e nella migliore delle ipotesi lo si ottiene perché l'altro l'altra ci dà il suo perdono la materia del perdono si libera esce fuori esce fuori come una ferita che quando viene curata per bene continua a sanguinare per un po' per essere purificata e questa materia del perdono liberata viene così messa dinanzi, dinanzi a questo altare di misericordia che, è, che sono le braccia aperte del Cristo. Cioè il perdono non è liberante solo in senso psicologico, ma in un senso spirituale, fa sì che tu possa disporre in una conoscenza più approfondita e migliore di te della materia stessa del perdono. Vuol dire ammettere ciò che ha fatto male, ciò che ha... Uh, sporcato e, e quindi vuol dire prendere veramente in mano quella che è la mia la mia natura così come sono in profondità e questa è una premessa fondamentale per un cammino spirituale veramente profondo e bello questa è una cosa meravigliosa dall'altra parte bisogna ammettere che questa disponibilità della materia del perdono ciò per cui ho domandato perdono diventa per me una una crocifissione anche costante, forse diventa, direbbe San Paolo, quella spina nella carne della quale domanda a Dio di essere liberato. Però poi dice: No, Signore, anche no, anche no. Non passi da me questo calice, perché questa memoria costante della, del mio peccato è, è anche la memoria grata della tua misericordia nella mia vita. Fa, Signore, che io non mi dimentichi mai del tuo amore, della tua bontà. Fa che io rimanga sempre dinanzi a questo come monito per me ma anche come conoscenza profonda, veramente eh, spirituale, sapienziale, arguta eh, della mia realtà umana. Lontano da Dio vuol dire lontano anche dall'uomo. Vicino a Dio vuol dire anche vicino alla mia miseria, ma con la gioia di essere amato dal Signore. Terminiamo oggi, carissimi amici, dopo questa... Così, fragile condivisione, che spero possa aiutarvi a fare memoria, con una preghiera che è un salmo. Vi invito a prenderlo nelle vostre giornate, se potete, a pregarlo tutti i giorni in questa Quaresima. È un salmo meraviglioso, il Salmo 50. Pietà di me, o oh Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il sopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o oh Dio cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Il Signore sia con voi. Vi benedica e accompagna in questa giornata Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, carissimi amici e famiglie, all'ascolto in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi giorno di questa settimana, Sempre vi porto veramente nel cuore, con la gratitudine di chi si sente padre e si sente padre a motivo della fedeltà, della bontà, eh, della stima di tanti figli, ma anche, ma anche della correzione, della richiesta di perdono o della, del perdono concesso a questi padri, a questi sacerdoti che hanno bisogno di ritrovare tanta dimensione umana del loro servizio apostolico. Vi chiedo una preghiera sempre per me. E vi chiedo una preghiera per tutti quelli che oggi domanderanno preghiere. Potete scriverle veramente nei commenti e continuare a condividere l'oro del mattino affinché la parola spezzata giunga a tanti cuori. Vi abbraccio e vi do ancora la mia benedizione. Ciao a tutti, buona giornata. to go